Ciao a tutti, in questo video parleremo dei 5 migliori ristoranti economici qui a Canggu. Si arriva qui, ci si mette in fila e poi si aspetta il proprio turno e si va direttamente a scegliere quello che più si preferisce. Ad esempio ci sono i fagioli che costano 10.000, ci sono le patate che costano 5.000, le uova 7.000, c'è sia il pesce, c'è un po' di tutto. Si dice alla ragazza e loro te lo mettono sul piatto e alla fine mangi con circa 1, 2, 3 euro massimo e mangi veramente tantissimo. Adesso vi faccio vedere il piatto com'è. Questo ad esempio è il piatto che ho preso oggi, un uovo 7.000, due porzioni di noodles 5.000 più 5.000, ho preso poi il tofu con i germogli di soia altri 5.000 e due porzioni di patate 5.000 più 5.000, 10.000 per un totale di 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.000 rupie, che sono un totale di, non mi ricordo minimamente, ma lo vedrete qui sotto. 2 euro qualcosa. La Nada è sempre sul pezzo, 2 euro qualcosa. Mentre la Nada ha preso una versione pranzo light con verdure miste, due crocchette di patate, riso in bianco e uovo. Cosa dire ragazzi, questo è veramente un locale storico, incredibile, dove si mangia veramente local, buonissimo e si spende niente. Per cui questo è il primo della lista, poi a breve vi farò vedere gli altri. Intanto, ciao! E ragazzi, stasera una per. Siamo a Diam Café Home. Diam Home Café, scusate. E abbiamo preso una bombetta vegetariana, guardate. Guarda, anzi la mettiamo di qua che si vede molto meglio. Due mega panini vegetariani con patatine. Costo 45.000, 45.000. Che equivale a? 3 euro circa. Spaziale. Questo è un altro posto. Uno, anzi, il secondo posto per venire a mangiare qui, c'è un show. Ragazzi, c'è un po' il sound sentito. Comunque il terzo miglior ristorante da venire a mangiare qui a Canggu è sicuramente al 100% il Warung Local. Ci sono sia menu già preimpostati che puoi scegliere tu o se no puoi fare a gusto. Stessa cosa, sempre lì. C'è dentro la vetrina dove scegli cosa prendere. E noi stasera abbiamo esagerato, io ho esagerato. Ho preso tre porzioni di tonno, patate, verdure al curry e riso, mentre la Nada è andata easy e ha preso gamberi, patate, frittata e riso per un totale di, non mi ricordo, sì, 124.000, che riporto qua sotto quanto è. Sono quasi 8 euro. 8 euro però ragazzi, stiamo mangiando, anzi io sto mangiando un pancetto di pesce, la Nada sta comunque mangiando pesce, per cui la figata è soprattutto pulito, buono e per cui venite, ciao. Ragazzi, abbiamo trovato un posto strafigo, sicuramente titolare italiano, pizza, pasta e pizza più pasta assieme, poi vi spiegherò. Guardate, questa è la pizza, questa è la pizza italiana. Siamo a Roman Pizza Canggu e la figata che possono fare sia la pizza singola tipo per una persona sia la pasta, ma la figata che fanno anche una ciotola di pasta della pizza e dentro ci mettono la pasta classica, che può essere pasta al pesto, pasta alla arrabbiata. Una figata, domani proviamo tutto. Comunque ragazzi, voto da 1 a 10 7-8, non è male. Un po' diversa da Luigi Pizza. Luigi Pizza ci piace di più l'infarinatura e l'impasto. Qua però gli ingredienti sono molto molto buoni. Niente da fare. Adesso mangio. Ciao. E alla fine ve l'avevo detto che saremmo tornati. È passato un giorno, siamo di nuovo la sera e questa è la pasta basket. Pasta al pesto basket con la pasta della pizza a cartoccio e mentre la Nada cacio e pepe. Nada com'è? Devo ancora assaggiare, ma penso buona. Adesso mangiamo, non vi faccio della reazione e ve la lascio indovinare. Anzi, guardate sulle storie Instagram. E ragazzi, è venerdì sera e quindi venerdì sera cos'è? Luigi Hot Pizza. È appena arrivata
una bomba, la miglior pizza di Django, ragazzi, è ottima, è egizia, e guardate la chicca, e la figata è questa, la pozione magica, l'elisir di lunga vita, il chili spicy oil, che bontà, ragazzi. E così ce l'abbiamo anche scritto, promo solo al venerdì, tutte queste pizze 80.000 e stessa cosa anche questi cocktail. Riporterò sotto tutti i prezzi, ma cosa dirvi? Solo un'unica cosa, questa pizza, ragazzi, è la seconda pizza più buona di tutta la mia vita. C'è anche la sfida tra questa e quella di Fuerte, non saprei dirvi, guardate i video precedenti di Fuerteventura qui sopra, non so scegliere tra la prima e il secondo posto, li metterei tutti e due al primo posto, buonissime, cosa dirvi, godetevi la vita e ciao. Ciao. Mi sono scordato di dirvi, la mia tipologia di pizza comunque è la pizza margherita, però io abuso un po' di spicy oil, però ragazzi, fidatevi che è buonissimo. Questa è la pizza normale appena arrivata, questo è il mio stile, per cui quel vasetto mi sa tra un po'. Ciao ciao, ma che bontà, ragazzi, mamma mia. Ragazzi, e prima quando vi dicevo che avrei finito l'olio piccante, non stavo scherzando, guardate. Ultimi due tranci divorati e la salsa, ragazzi, è sparita, non ce n'è più. Ma comunque, ma quanto cazzo è buona questa pizza. 10 più. Ciao, basta, finisco di mangiare, ciao. Una tips che mi sono dimenticato di dire, non è proprio un pranzo, però poi sul video vedrete anche che c'è il pranzo, ma una tips super, sempre da Fristive, ragazzi, mezzo litro di acqua di cocco 100% naturale, costo, quanto costa nada? 13.000 circa, 80 centesimi, metto qui sotto il prezzo esatto, comunque ragazzi, una bontà, state idratati e bevete sano. E cosa abbiamo voglia? Abbiamo voglia sia un po' di riso che un po' di sushi, per cui Anada ha fatto una scelta azzeccata stasera, per cui ci siamo presi tre risi con la frittata, due io ovviamente e uno l'Anada, e in più ci siamo sparati anche del sushi, sempre fatto fresco direttamente qui nel supermarket, al tonno e cetriolo. Totale di questo ben di Dio, 4 ore 20. Vale, ciao. Ciao ragazzi, guardate che figata, in mezzo al caos totale ci sono questi cocchi e il tipo ti vende i cocchi, guardate, medio 10k, grande 15, olive pink, rosa, e la figata che tu ti puoi sedere direttamente qua, ma quanto è spaziale. Sono qui a Bali, amo Bali.